Era il 22 febbraio del 2020, quindi un anno fa, quando il primo caso di Covid arrivò nella nostra regione. Il Piemonte si trovò a vivere questo dramma che ormai caratterizza la vita di tutti noi tutti quanti i giorni. Sono stati mesi complicati, sono stati mesi difficili e lo sono tuttora, ma oggi abbiamo un'arma in più. Oggi possiamo guardare al futuro con una speranza diversa, perché grazie al lavoro straordinario che la comunità scientifica internazionale, le industrie farmaceutiche hanno saputo mettere in campo, oggi abbiamo l'arma del vaccino, l'arma della scienza medica che ci aiuta a sconfiggere questo virus così terribile che nessuno attendeva e che purtroppo ha fatto piangere tante vite e che ha creato tanto dolore e tanta distruzione anche economica nelle nostre comunità. Perché oggi però abbiamo una speranza nuova? Abbiamo una speranza nuova proprio perché nelle armi che abbiamo a disposizione non c'è solo più la prevenzione, che rimane comunque fondamentale ed importante, non c'è solo la cura, che anche in questo ha fatto dei passi da gigante, ma oggi c'è il vaccino. Il vaccino che naturalmente non è obbligatorio perché è giusto che sia una scelta, ma per noi è una scelta fortemente raccomandata, una scelta giusta, una scelta che noi abbiamo voluto attuare predisponendo una macchina organizzativa per i vaccini in Piemonte che è stata giudicata tra le più performanti nei primi giorni dell'esecuzione dei vaccini. Abbiamo poi vissuto, come stiamo vivendo, le difficoltà dell'approvvigionamento da parte del governo italiano rispetto ai vaccini di provenienza europea. Questo ha creato delle difficoltà, ma prudenza sabauda, la capacità che i nostri ospedali, il nostro servizio sanitario ha avuto nell'affrontare questa prima fase mettendo da parte le scorte necessarie per il richiamo ci permette e ci permetterà di chiudere entro la fine del mese di febbraio la prima fase dell'inoculazione, della doppia inoculazione del vaccino a tutte le persone, del personale sanitario, dei nostri ospedali, dell'RSA, a tutti gli ospiti, ai nostri anziani all'interno di queste strutture. Lo completeremo proprio grazie a questa attenzione che abbiamo avuto e che continuiamo a avere tutti i giorni, monitorando azienda per azienda l'esecuzione dei vaccini e facendoci trovare pronti quando arriveranno nelle prossime settimane le nuove dosi dalle nuove case farmaceutiche e che ci porteranno ad avere davvero quella vaccinazione di massa a cui il Piemonte è pronto. Il Piemonte è pronto perché ha già predisposto, prima regione d'Italia, un accordo con i medici di medicina generale, con le farmacie, perché l'esercito del vaccino è un esercito che in Piemonte è pronto a fare la sua parte, perché ci crediamo e siamo convinti che debbano crederci tutti, perché la scienza va rispettata, la medicina va rispettata e soprattutto perché in questo modo, insieme con la vaccinazione di massa, noi riusciremo davvero a buttarci alle spalle il Covid, a buttarci alle spalle questi mesi così difficili e guardare con una prospettiva nuova al tempo che verrà.